Noi vogliamo ovviamente ricordare le 11.36 e suggeriamo a tutti i genovesi di fermare la loro attività in quel momento, di osservare un minuto di silenzio, se possono di scendere per strada e stare assieme agli altri. Certamente non vogliamo che succedano incidenti in città, non vogliamo che ci siano cose inaccettabili, questo lo capite meglio di me senza che io lo debba dire. Non vogliamo che il treno si fermi in mezzo alla galleria, ecco, insomma, tanto per non esagerare. Però vogliamo che il minuto di silenzio sia rispettato e che soprattutto sia un discorso di tutta la comunità genovese. E non vorrei che fosse interpretato male il discorso, ovvero sia Genova non si ferma. Genova continua a lavorare per essere una grande città, Genova rispetta quello che è successo un mese fa e per far questo serve un minuto di silenzio. Ma non vorrei che andasse in giro il discorso che Genova si è fermata, ecco, anche perché è contrario veramente allo spirito che hanno dimostrato i genovesi dopo la sciagura, hanno dimostrato veramente che tutti quanti sono andati tutti da fare. Abbiamo ricevuto tantissime offerte di appartamenti, più di quanti ne abbiamo bisogno, abbiamo ricevuto tante offerte dalle aziende per lavorare per il recupero dei detriti, abbiamo ricevuto tante aziende che hanno offerto cibo da mangiare e tanti altri servizi che servono per gli sfollati. Quindi Genova ha dimostrato di essere una grande città, come al solito. Per cui il messaggio deve essere: noi ricordiamo, stiamo un minuto in silenzio, ci fermiamo per questo, ma non ci fermiamo con lo spirito. Aggiungo un'altra cosa sulle case, ha detto tutto quanto il Presidente, quindi veramente vorremmo riuscire per il 14 ad avere tutte le famiglie con una sistemazione di quella che può essere di medio e lungo termine, questo sarebbe veramente un bel risultato. I lavori sulla strada del Papa stanno andando avanti, sì, adesso l'ho chiamata strada del Papa, però vabbè, tanto sapete, diciamola sulla via Ilva, ok, stanno andando avanti secondo programma, quindi confidiamo di poter aprire la strada prima del salone nautico e le altre modifiche al traffico stanno tutte andando bene, nel senso che questa mattina ad esempio, non so quanto voi se avete visto la situazione, ma questa mattina il traffico era abbastanza fluido, ci saranno altre modifiche al traffico in questa settimana, altre modifiche che riguardano soprattutto via San Pietarene, che riguardano soprattutto anche l'uscita dei caselli e il modo con cui in autostrada ci sono certe preferenze, questo lo vedrete, lo comunicheremo poi in seguito. Domani sera ci sarà un'assemblea pubblica a San Pier d'Arena per quanto riguarda le modifiche su San Pier d'Arena. Ecco, questo è tutto, ovviamente sono modifiche che non sono state solo pensate da noi ma sono state suggerite anche dai cittadini, questa secondo me è una cosa positivissima, tanti cittadini ci scrivono con quello che vorrebbero fare per migliorare il traffico e questo è un altro esempio che Genova veramente cresce e corre, direi, e corre per risolvere i problemi. Se queste non andassero bene, cambiamo e ritorniamo come prima, ne facciamo delle altre, siamo sempre pronti a correggere se le cose non vanno bene, ma io sono confidente che miglioreremo ancora di più. Chi è interessato ai numeri del traffico, vi posso solo dire che in questa settimana, la settimana scorsa, sul bivio, tanto perché si sappia, sul bivio, insomma sull'incrocio tra via Siffredi e via Cornigliano, sono transitate 81.000 veicoli ogni giorno, 40.000 in un senso e 40.000 nell'altro senso, ed è costante, tutti i giorni è quasi esattamente lo stesso numero, ci saranno variazioni dell'1-2%, il che vuol dire che il sistema a questi livelli funziona, possiamo ancora aumentarlo del 20-25% dal punto di vista teorico, quindi possiamo fare ancora di più in quell'incrocio. Quando avremo l'8-10 pronto e stanno tutti lavorando, non è vero, anche se sembra in giro, non vedo nessuno lavorare, beh, talvolta lavorano nei cavelli sotto, quindi per forza che non si vede, ma si lavora 24 ore su 24, quando avremo l'8-10, cioè la comunicazione diretta fra l'uscita dell'autostrada dell'aeroporto con la strada Guido Rossa, sarà tutta un'altra storia, veramente il grosso traffico non passerà più per il centro e questa sarà una cosa importante.